concept di questo stand al salone ha voluto rappresentare l'idea metaforica del mettere in scena, come in un teatro, gli oggetti. Quindi nel teatro ci sono le scenografie che simulano la realtà, ma evidentemente non lo sono. Allora mi piaceva pensare che la maniglia non ha senso se non è vicino a una porta, però questa è un'azienda che non vende porte, allora le porte le abbiamo richiamate metaforicamente decorando le pareti e piazzando le porte in maniera del tutto irrazionale, cioè cercando di riempire lo spazio, e così riusciamo ad applicare più maniglie e rendere tutto questo una specie di spettacolo nello spettacolo. Il significato delle porte è rappresentare il mondo delle aperture. La porta ci mette in comunicazione tra uno spazio e l'altro, la porta è, come si può dire, mistero, cosa sta dietro la porta, quanti film riportano nel titolo il nome della porta, perché veramente è un momento di passaggio verso l'ignoto. Allora ho chiesto all'illustratrice, che si chiama Gloria Capuani, di rappresentare le porte del mondo, le porte della storia, porte umili, porte nobili, porte barocche, porte rinascimentali, e in questo universo di porte la maniglia contemporanea ha sempre un ruolo. Ho scelto il nero per disegnare le porte perché dovevo mettere assolutamente in rilievo il fatto che la porta era solo un richiamo metaforico, non una porta verista. Non dovevo dare l'idea di una cosa che veramente esiste, ma solo un'illusione, solo una presenza quasi eterea. Quindi un segno grafico pulitissimo che si accompagna nella sua bidimensionalità alla tridimensionalità della maniglia. La maniglia è nera ma sporge e quindi ha più valore, perché noi dobbiamo raccontare le maniglie.